Ciao ragazze, buongiorno. Oggi voglio parlarvi di quelle che sono le tendenze della moda e del minimalismo, o meglio, qual è la trade union che possiamo trovare fra l'idea delle tendenze della moda e appunto una vita minimalista. Sappiamo, anzi io vi dico sempre, che noi dobbiamo restare sopra le mode del momento, perché farci attirare da quelle che sono le mode così temporanee può semplicemente andare a riempire il nostro guardaroba di cose che veramente indosseremo una o solo due volte, senza pensare invece quali sono le occasioni che avremo per indossarlo o a quanto poterlo sfruttare al massimo. Oggi però vediamo che senso ha guardare le tendenze della moda e soprattutto come creare una guardaroba che sia, diciamo, allineato con quelle che sono le tendenze di questo momento, senza dover acquistare alcun capo, senza dover inserire all'interno del nostro guardaroba molti elementi nuovi, ma semplicemente interpretando quella che è la tendenza del momento, perché sarebbe veramente superficiale da parte nostra dire la moda non entra nella mia vita, perché in realtà non ci vestiamo come gli antichi romani. La moda comunque è cambiata e noi, che volenti o no, abbiamo dovuto adattarci a quella che è la moda, per cui in ogni caso la moda entra all'interno delle nostre case. Lo dicevano anche nel Diavolo Veste Prada, il film divertentissimo, non so se avete avuto modo di vederlo, ma in questo film proprio c'è stata una disquisizione su un maglioncino ceruleo che in realtà, pescato nei cestoni, diciamo, della moda low cost, era finito appunto all'interno dell'ufficio della grande designer di moda del film. Insomma, non voglio svelarvi altri piccoli step, però in ogni caso era divertentissimo come questa ragazza giovanissima pensasse di non essere vittima delle mode del momento. Io dico vittima, ma insomma partecipa delle mode del momento. In realtà, anche se succede dopo un po' di tempo, comunque tutti entriamo a far parte un po' di quelle che sono le tendenze chiave, le linee chiave di quello che è il design della moda. Allora oggi vediamo le tendenze di questa primavera assieme e vediamo come queste tendenze possono essere davvero interpretate con un guardaroba minimalista. Questo lo facciamo perché così andiamo a ricercare un po' quello che è il nostro stile e andiamo ad ottimizzare quello che è il nostro guardaroba. Vedrete che tantissime delle cose che nominerò ovviamente saranno interpretabili appunto con i capi che già abbiamo, oppure rubando magari qualcosa dall'armadio di nostro marito. Questo ovviamente non è un must, non è una necessità, è semplicemente per, diciamo, accettare questo grande mondo della moda che fa parte delle nostre vite, dicevo, inconsapevolmente o no, e che secondo me comunque è una splendida espressione d'arte. Ora andiamo attraverso alcuni punti per capire come la moda di questo momento può entrare all'interno del nostro guardaroba, o meglio, che cosa possiamo fare noi per la moda di questo momento, perché i protagonisti in questo caso sono i capi che già abbiamo all'interno del nostro guardaroba. Adesso farò una carrellata di quelli che sono gli elementi trend di questa primavera e estate e andremo poi a cercare ognuna di noi all'interno del nostro guardaroba per vedere come reinterpretare i capi che abbiamo in chiave 2023-2024. Allora, uno fra tutti è la camicia bianca. Ovviamente la camicia bianca va sempre di moda, tutti quanti sappiamo che all'interno del guardaroba minimalista è importante avere un capo di questo tipo, una camicia bianca ben strutturata. Quest'anno la camicia bianca va portata aperta, per cui non come la sto indossando io, ma proprio aperta quasi fino alla vita, e la cosa bella è che sotto va inserito il top che voi preferite, per cui è una cosa molto semplice. In più le maniche diventano diciamo molto giocate, come sempre della camicia bianca, quindi non tenetele proprio abbottonate ma un pochino libere, così minimali e chic come sempre in ogni caso. Allora, vedrete che questo sarà un capo, dicevo, che sicuramente avete nel vostro guardaroba, perché non andare a reinventarlo inserendo all'interno della camicia, diciamo, dei top colorati o dei top anche di intimo che per la prima volta quindi prendono un pochino parte a quello che è il nostro outfit e si fanno vedere, perché sono sicura che tutte voi avete una canotta con un piccolo bordo di pizzo, oppure una canotta semitrasparente, un top. Ecco, quindi l'intimo inizia a diventare un pochino protagonista attraverso quello che è però il must have del guardaroba minimalista, che è appunto la camicia bianca, interpretandola così un pochino aperta, lasciandola fuori dai pantaloni e vivendola appunto in questo modo un po' particolare. Un'altra cosa che va veramente di moda quest'anno sono le trasparenze, per cui se avete qualche piccolo top, qualche piccolo capo, indossatelo ovviamente
ovviamente capo su capo, per cui facciamo questo gioco dei vari strati, però va di moda veramente il nude. Il nude anche come colore, per cui sapete che il colore di quest'anno è il peach fuzz. Vi lascio giù anche l'articolo che ho scritto sul blog a proposito di questo colore pesca che io adoro. E la cosa bella appunto è che vanno di moda tutti i colori nude, grande novità, sappiamo tutti di avere qualche cosa di questo colore nude. È bello indossarlo anche consapevolmente, per cui divertente fare l'abbinata di questa camicia bianca con un top nude. Sarete già immediatamente, diciamo, in linea con quelle che sono le tendenze del momento, rimanendone però fuori, perché non abbiamo fatto degli acquisti dedicati a questa primavera, semplicemente stiamo interpretando con il nostro guardaroba la moda del momento. Un'altra cosa che diciamo si è vista tantissimo sulle passerelle, io ne ho visti parecchi, sono il little white and black dress, sono questi piccoli abitini bianchi e neri. Allora, una cosa che sicuramente, diciamo, dipende molto dall'età è la lunghezza dell'abito. Io ho visto degli abitini cortissimi come gli shorts, cortissimi quest'anno, ecco, io eviterei assolutamente. Però una cosa invece bella appunto è reinterpretare questo piccolo tubino nero, piccolo tubino bianco, che sono sicura anche questo è un grandissimo classico, per cui sarà all'interno del nostro guardaroba. E semplicemente sappiate che siete assolutamente alla moda in questo momento se indosserete, o in questa primavera, se indosserete appunto un tubino così, anche divertente. Non deve essere per forza un tubino, diciamo, aderente, può essere veramente un tubino divertente. Ne ho visti di bellissimi, devo dire che quelli che mi hanno innamorato di più sono quelli di Valentino, però non sono assolutamente adatti alla mia età, perché sono molto nude, diciamo così, sono hanno molte aperture in tutti i sensi, per cui sono davvero bellissimi, ma li lasciamo alle più giovanissime. Un'altra grande tendenza di quest'anno, che in realtà sicuramente avrete all'interno del vostro guardaroba, è il pantalone full length. Di nuovo sì, perché come l'abbiamo avuto nell'inverno scorso, anche nella primavera quest'anno vanno i pantaloni molto lunghi. La cosa bella è che anche i jeans vanno indossati ampi e lunghi, e questa è una cosa che ci torna veramente in aiuto. Uno, perché slanciano sempre la figura, più i pantaloni sono lunghi e più diciamo allungano la gamba, per cui ci aiutano a sembrare più alte, più slanciate e più snelle. Quindi questo è il primo, diciamo, trick da utilizzare. In più, tutti i pantaloni che abbiamo all'interno del nostro guardaroba morbidi saranno assolutamente di grande tendenza quest'anno. Quindi lasciamo da parte gli skinny, che sappiamo che è già un bel po' di tempo che non diciamo funzionano più, se non li utilizzate all'interno degli stivali. Ma se non abbiamo questo, diciamo, outfit particolare, direi di lasciarli da parte. Invece è importantissimo è quello di utilizzare questi pantaloni morbidi, che vanno quindi ad accarezzare il nostro corpo e ad essere molto molto lunghi. Anche i jeans, mi raccomando, i jeans cropped, quelli alla caviglia, devo dire che sono difficili da portare anche per persone molto alte, perché comunque rendono tutta la persona abbastanza tagliata, ecco, tagliano un pochino le gambe, soprattutto se sono più corti della caviglia. Per cui vi consiglio, se volete invece slanciare la figura, cosa che cerchiamo sempre di fare, allora cercate i pantaloni più lunghi possibili, cercateli in modo che siano veramente ampi. Io stavo guardando, ecco, proprio questa rivista, questa Elle di qualche mese fa, però se riesco a metterla a fuoco, ci sono tutti i jeans molto molto ampi e non c'è nulla di skinny in questo momento, per cui oltre ai pantaloni anche i jeans, anche il denim è indossato proprio così, molto ampio e lungo. Una cosa divertentissima sarà poi poter fare questa abbinata della camicia anche maschile, rubatela nel guardaroba di vostro marito, perché comunque le camicie non vanno più così aderenti, o non solo così aderenti. Rubate una camicia nel guardaroba di vostro marito e poi indossate questo pantalone così ampio. Una cosa molto importante da tenere sempre presente è quella di proporzionare bene quelli che sono appunto i capi che andiamo a inserire all'interno del nostro outfit. Se infatti utilizzeremo un pantalone molto ampio e lungo, largo, soprattutto largo anche sui fianchi, dovremo cercare di proporzionare quello che è il nostro fisico indossando una camicia invece o stretta in vita o comunque abbastanza aderente, in modo da realizzare appunto quello che è il punto vita, andare a selezionarlo un pochino, ad evidenziarlo un pochino, in modo da riproporzionare quelle che sono proprio gli elementi del guardaroba. Lo stesso se utilizzeremo invece una maglia o un cardigan molto ampi nella parte superiore del corpo, allora lì vi consiglierei invece di utilizzare qualcosa di più
aderente sulle gambe. State molto attenti a seconda di quello che è il vostro fisico per l'appunto. Se utilizzerete infatti un maglioncino di questi di cotone che vanno molto di moda adesso, soprattutto a righe, un pochino da crociera, mi hanno insegnato che si dice così, non si dice marini o marittimi ma da crociera, per cui molto bello anche questo termine, nuovo per me, e quindi utilizziamo invece un pantalone più aderente, più affusolato, oppure una gonna per esempio proprio sotto questo maglioncino, in modo da riproporzionare quelle che sono le forme. Andando avanti con quelle che sono le tendenze, io proprio mi sono fatto un appunto per cui ve le leggo così come le ho organizzate. Per quanto riguarda gli abiti da sera, invece quest'anno c'è un grande colore che va di moda, che è appunto il color mercurio. Questo colore lo leggerete anche su Vogue, su varie riviste, a me piace la moda perché ogni tanto mi diletto proprio leggendo queste informazioni, ma il color mercurio è un color argento un pochino più profondo e non così freddo come l'argento. Questo aiuta un po' anche chi ha delle tonalità di sottofondo caldo, per cui può essere indossato, soprattutto abbinato con qualche dettaglio bianco in tal caso, o crema, in modo da cercare di smorzarne un pochino la forza. È un colore meraviglioso che devo dire per la sera si adatta tantissimo. Se fosse necessario per noi per questa primavera, per quest'estate, se avessimo qualche evento, sarà molto divertente poter per esempio avere un top di color mercurio, oppure se avete all'interno del vostro guardaroba qualche cosa di grigio, sappiate che anche il grigio è in grande tendenza, come il color argento, per cui bene a rivalutare tutti questi che sono gli elementi appunto che sono in linea con diciamo i dettami della moda di questo momento. La cosa bella sarà per esempio utilizzare una camicia bianca ed inserire al suo interno un piccolo top grigio, un pantalone grigio scivolato, e avrete già un outfit meraviglioso, sarà minimal chic e nello stesso tempo veramente in linea con quella che è la tendenza di questa primavera. Altri colori, ovviamente vado un po' veloce perché sono molte le tendenze, sono il rosso e il verde acqua, per cui benissimo, andiamo a cercare all'interno del guardaroba quelle che sono le cose di queste tonalità che già possediamo e andiamo a cercare appunto di creare degli outfit divertendoci, dando evidenza, proprio mettendo in primo piano quelli che sono questi colori. Un'altra cosa divertente da fare che ho trovato proprio nelle sfilate di questo momento è quella di indossare la doppia cintura. Allora, se avete delle cinture di alta qualità e diciamo ancora molto in forma, cioè che non sono state utilizzate così tanto, divertente è quello di poter sovrapporre un paio di cinture, per esempio un paio di cinture nere, una un pochino più ampia e una un pochino più sottile. Però ci sono delle caratteristiche che vanno rispettate, altrimenti non fatelo perché potrebbe essere un po' troppo, diciamo così, azzardato. Le cinture devono essere di splendida qualità, devono avere la stessa tipologia di cuoio o quasi e la stessa fibbia o quasi, quindi non si possono mixare fibbie per esempio su tonalità dorate e argentate, non si possono mixare vari colori o vari pellami. Ecco, cerchiamo di essere anche questi un po' in questo un po' minimali, per cui se vorrete imitare questa moda di inserire sulle camicette o sulle casacche che avete già la doppia cinturina, sarà divertente, però attenzione alla qualità sempre delle cinturine, altrimenti è sempre meglio metterne una sola e lì non sbaglierete mai. Un'altra cosa di grande moda che è andata di moda in questi anni, per cui sicuramente qualcuno l'avrà all'interno del proprio guardaroba, io so che la mia amica Rossana ce l'ha perché è una grande fan delle tute intere, per cui va di moda anche questa primavera e estate la tuta intera, non così aderente come un tempo, però molto più morbida, e questo ci aiuta parecchio. Se vorrete fare un acquisto da inserire all'interno del vostro guardaroba, io vi consiglio un paio di cose. Come sempre, la qualità del tessuto è molto importante, ma anche la forma. È una forma molto ampia quella che va di moda quest'anno, per cui si adatterà benissimo a moltissime fisicità. È un pochino scomoda nel momento in cui dovrete toglierla o dovrete insomma cambiarvi, ecco, però nello stesso tempo è un capo che io apprezzo moltissimo e ha quella senso di safari africano che mi piace molto, mi rende molto, diciamo, vicina alla natura, anche se forse viene utilizzata in città, ma mi diverte molto questa cosa da safari africano, da safari da vacanza, insomma, questo sentore di vacanza che ha. Un altro piccolo dettaglio per quanto riguarda gli abiti da sera sono gli abiti sottoveste, che quest'anno diventano veramente abiti sottoveste anche con il pizzo. Abbiamo tutte questi abitini sottoveste minimali
formali, molto scivolati, che vanno benissimo appunto per le sere estive piuttosto che quelle primaverili con un cardigan sopra. È una cosa che già da qualche anno utilizziamo, per cui perché non indossarla adesso con un piccolo pizzo? Se non avete per esempio un abito già sottoveste, così vengono definiti, con appunto un pizzo in evidenza, possiamo indossare però un piccolo coprispalle che abbia un piccolo dettaglio di pizzo, o una camicina che abbia sempre un piccolo dettaglio di pizzo, in modo da renderlo più contemporanea. Se riuscirete a fare questa abbinata, sarà veramente in linea con questa moda primavera estate, altrimenti sarà meraviglioso comunque poter indossare questi abiti scivolati di seta che sono, trovo, elegantissimi e adatti veramente a moltissime occasioni. Due cose divertenti che ci restituisce la moda di quest'anno da rubare nel guardaroba di vostro marito, di vostro figlio, di vostro padre, di chi vorrete. Allora, una cosa divertente, va di moda lo stile daddy o anche grandpa, l'ho sentito definire in un paio di modi. Comunque lo stile è da uomo, indossare per la donna capi da uomo. La cosa divertente è che si possono rubare tutte le giacche di pelle del fratello, dell'amico, del cugino o di chi vorrete, perché appunto vanno di moda proprio queste giacche di pelle oversize, o anche le camicie quelle utilizzate per andare a caccia piuttosto che quelle utilizzate per andare a pesca. Ecco, tutto quello che fa parte del guardaroba classico di nostro padre o del nonno, addirittura così lo definiscono, va benissimo inserito all'interno della nostra moda. Allora, sempre con la giusta misura, mi raccomando. Però per esempio uno splendido giubbotto di pelle sicuramente io lo ruberò a mio marito per metterlo su qualche abitino leggero oppure su qualche pantalone scivolato, perché credo che sarà divertente e mi piacerà avere un capo comunque di qualcuno che mi è molto vicino, per appunto coprirmi in queste nottate, in queste serate primaverili estive, sentendomi davvero in linea con la moda. Un altro di questi elementi che possiamo sempre rubare dai guardaroba è la giacca oversize, ma devo dirvi una cosa, io adoro le giacche oversize, è molto bello poterle indossare perché sono comodissime. Non vanno bene però se, allora, se il nostro fisico non è veramente sottile, perché la giacca oversize rischia veramente di ampliare un pochino le nostre spalle, ampliare un pochino la nostra figura, per cui non la consiglio in tanti aspetti, non la consiglio neanche a chi non è giovanissimo. Infatti anche io penso che su di me una giacca oversize avrebbe comunque un aspetto un pochino, diciamo così, funny. In realtà questa tendenza della giacca oversize va benissimo per le giovanissime, come sempre, che possono appunto giocare ad indossare gli abiti del papà piuttosto che del fratello o del cugino. Noi possiamo utilizzarle nel momento in cui magari possiamo indossare una giacca di nostro marito, magari da sera, sarà molto divertente, perché allora sarà leggermente oversize e quindi più adatta anche ad un'età più grande, come piace dire a me, non giovanissima ma più grande. Ultimo dettaglio da inserire nella moda di questo momento sono i corsetti. Allora, sicuramente non sono minimalisti i corsetti, ma se qualcuno di voi ne ha alcuni, a me piacciono molto, per cui i corsetti vanno, diciamo, un pochino a vista. Io ne ho trovato uno davvero minimalista nelle linee, per cui minimale, diciamo così. Se avete per caso un corsetto bellissimo indossato sotto la camicia bianca, devo dire che il contrasto fra la camicia bianca di vostro marito per esempio e un corsetto molto femminile lo trovo non solo molto sexy ma anche davvero di moda e divertente da indossare, perché non è detto che anche se siamo minimaliste non possiamo divertirci con la moda, anzi la cosa divertente è proprio quella, cercare di tenere il nostro guardaroba così minimalista e puro com'è, e nello stesso tempo cercare di mimare quello che è il design degli ultimi trend fashion del momento, perché la moda non è solo commercio, la moda soprattutto è cultura, è design, quindi se non riusciamo a guardarla con questo occhio critico, rimanere sopra quello che è il grande acquisto delle mode del momento, ma cercare invece di interpretarla con il nostro guardaroba minimalista, sarà davvero divertente e ci restituirà un guardaroba sempre infinito. Spero ragazze che vi sia piaciuto questo video, divertitevi all'interno del vostro guardaroba a creare tutti questi abbinamenti un po' particolari che ci dedica la moda. Io vi mando un grande abbraccio e a presto.